Quindi andiamo di qua e proseguiamo. Infila questo dentro. Attivando il meccanismo dovremmo riuscire ad aprire la porta. Mettici la medaglia e via, tira giù. Tieni. E io tiro. Quindi, ecco fatto. Figo, ha funzionato. Ora possiamo andare avanti. Di sicuro porta in un posto importante. Andiamo. Sicuramente sarà così. Ci porta ad altre scale, ma guarda un po'. Allora, prima un vaso da rompere con un onice. Poi entriamo dentro la safe room. Ottimo posto per una safe room. Eh già. Figo, potrebbe tornare direttamente qui se vogliamo. Cosa che non faremo, però. In realtà sì, l'ho fatto al primo let's play. Quando appunto sono ritornato in questa zona, sono rientrato da lì. Piccolo trivia, ma niente di importante, insomma. Usciamo e proseguiamo da questa parte. Allora, questa mi sa tanto di trappola. E invece no. Allora, cos'è una chiesa? C'è una cappella dentro il castello? Aspetta, Joker. Ah, c'è la statua. Questo posto è enorme, eppure non ci sono guardie, puzza di bruciato. Ma il tesoro è più avanti, giusto? Non possiamo fare altro che continuare. Questo è vero, ma assicuriamoci di essere pronti ad affrontare un eventuale ostacolo. Che ne pensi, Joker? Andiamo avanti? Assolutamente. Guarda un po' se adesso non arriva un cavaliere d'oro. Oh, cos'è questa? La palestra. Un momento, questa era la palestra. È il suo altare. Capisco, per lui la palestra è un luogo sacro. Qui è una specie di divinità. Tra l'altro, va bene, questo non c'entra niente, ma nel covo dei ladri tu puoi mettere cose iconiche di tutti quanti i palazzi. E una delle cose iconiche è proprio quella statua. Io non l'ho presa apposta perché lui è un pezzo di merda. Non riesco a credere che pensi una cosa simile, soprattutto dopo quello che ha fatto Ashio. Dio, quel bastardo mi dà il vomito. Preparati, Kamoshida. Capisco, siete venuti qui a mettere le mani nella biblioteca. A quanto pare ho fatto bene ad attendere qui. Come ha detto la scimmia, questo è un luogo sacro per il nostro grande re Kamoshida. È inammissibile che dei miscredenti come voi facciano irruzione in questo modo. Tu cosa ti trasformi? Ah, in arcangelo. Benvenuti. Per aver stupidamente sfidato re Kamoshida pagherete con la vostra vita. Sapevo che sarebbe successo. Beh, non abbiamo scelta, mettiamocela tutta. Se non ricordo male, tu sei debole allo sparo. Vorrei spararti con tutti quanti. Ma giusto per sfizio, eh? Carica! Quello sì che è pesante. Guardate, sta cercando di fare qualcosa. Di fare danno. Se pensi di essere in pericolo è importante metterti in guardia. Ma non ci penso neanche, guarda. Io voglio attaccare, se permetti. Allora, non ho mai provato ad attaccarlo col ghiaccio, la luce e l'oscurità? Esiste una prima volta per tutto. Sei resistente, allora. No, aspetta. Ma sì, dai. Poi Skull, ti metto in guardia e vorrei far attaccare lei per far vedere il mitra. Ah, giusto, a lei non l'ho cambiato il mitra. Stupido. Però vabbè, l'avete visto. Bello, eh? La cosa incredibile è che tra l'altro partono tutti con un'arma, mentre io l'ho dovuta ricevere da Ryuji. Forse la cognizione che noi siamo armati effettivamente ha senso. Però giustamente ci dobbiamo portare dei modellini. Tun tun. Non credevo che questi cosi potessero essere tanto tosti. Ma dove? Già, sembra che stia facendo il massimo per fermarci. Ma chi? Joker, finora ti ho insegnato varie cose, ma è l'ora delle lezioni, è finita. Ti stilerò delle informazioni utili per la battaglia. Ricorda di darci un'occhiata più tardi. Non lo farò. Oh cazzo. Merda, ce ne sono altri. Cosa facciamo? Torniamo indietro? No, il tesoro è senza dubbio più avanti e da qualche parte deve esserci una via. Vedete qualcosa che possa aiutarci a passare oltre? Tenete gli occhi aperti. Guarda un po'. Posso usare proprio quella statua. Ma che poi, noi siamo gli unici con rampino, gli altri li abbiamo lasciati di sotto in pratica. Fio, ci è mancato poco. Ottimo lavoro, Joker. Ci sai fare con quel rampino?
Ora possiamo esplorare l'area. Muoviamoci. In realtà era ora possiamo esplorare l'area. Io ho sbagliato, però va bene uguale. Se scendo qua sotto non c'è nulla se non una porta. Ok, però adesso la porta non ci importa. Prima di entrare in quella porta noi andiamo dall'altro lato a vedere che cosa c'è di nascosto. Un forziere! Apriamolo allora, boiade! Tra l'altro la prima volta che vieni qua tu hai un solo grimaldello, ve lo ricordo. E di conseguenza quel grimaldello lo usi su quella prima cesta chiusa che avevamo trovato. Noi ora abbiamo il grimaldello super figo che non richiede altri grimaldelli, per carità. Però tecnicamente se tu trovi un'altra cesta chiusa devi tornare qui a riaprirla. Niente più, niente meno. Capsula dell'allerta, grazie. Ma io posso scendere? Cioè nel senso, no, mi sa ancora di no, eh. Mi sa che per adesso ci attacchiamo un po' al cazzo, tiriamo forte e facciamo ding dong. Allora, qua non c'è nulla, perfetto. A parte una cassa da poter rompere con una tazzina sola di porcellana, perfetto. E siccome è Kamoshida è una tazzina da porcellino. Sento rumore di cesta brillante, ma so che è qua sotto. E per adesso non mi sembra ci sia modo di scendere, forse. No, in realtà forse posso scendere, scendendo da qua. E io ti attacco. Questo perché? Perché uno, livelliamo. Due, mi tolgo tutte le robe. E tre, vi faccio vedere anche dov'è la cesta. Attacco critico. Minchia, 1900. È bello che Morgana continua a dire: bravo Joker, ne hai eliminato uno, ora elimina gli altri. Prima che tu abbia finito la frase io ho già distrutto tutto, Mona. Allora, hai ragione Anna. Devo cambiarti arma. Non ci ho pensato prima, perdonami. Ed ecco a te la gangrlingling. Più avanti, come vi ho detto, potremmo potenziare anche le armi. Questo cosa vuol dire? Che quest'armi che ho adesso sono meno potenti di altre che avete visto nella lista. Ma perché le ho create, le ho craftate, ma non le ho più potenziate. Ah, guarda, questo è quello che vi ho detto. Scusate, ma il singhiozzo mi sta uccidendo. Ovvero, i nemici che appaiono nello stesso momento comunque di un altro incontro. Perché erano tutti vicini, quindi hanno fatto un incontro unico, insomma. E abbiamo ottenuto 1000 yenni. Grazie. Qualcun altro che vuole sfidarmi? Testine di cazzo? Eccolo qua. Allora, passiamo, passiamo e uccidiamolo. Parababam, pam 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 pam, parababam. Attacca. Vorrei usare il fucile a pompa, però. Frutto del diavolo. Danke show. Ecco fatto. Il fucile a pompa, purtroppo, non è grandioso, perché dovrebbe fare tanto danno e ovviamente spargersi, perché comunque è un fucile a pompa, ma non fa né uno né l'altro e c'ha solo tre colpi. Quindi veramente il fucile a pompa si riduce a faccio un grosso danno per poco tempo. Tanto vale veramente sfruttare altre armi come la pistola, il mitra di Han, che sono più capienti e faranno anche meno danno, però posso sfruttarle meglio. Diciamo che Ryuji il potenziale del fucile a pompa lo sfrutta su nemici che hanno la debolezza annessa a quello. Giusto? Ah no, non posso farlo. Però in realtà ve la faccio vedere. Non potrei, però ve la faccio vedere. Salvezza, ecco qua, usiamola. Ci costa 24 HP, è vero. Ma tanto al pro... Ah, 24 HP, 24 SP. Ma tanto al prossimo giro, dopo vi faccio vedere come mi si ricaricherà tutto quanto. Ecco fatto, tutto semplice. Pam 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 pam. Allora, al prossimo giro noi abbiamo appena consumato 24 SP. Come vi ho detto, Arsene e Kaguya hanno l'abilità Urlo di Trionfo, che ci ricaricheranno al massimo tutti gli SP. Ergo, dopo, quando useremo uno dei due, ricaricheremo tutto, a prescindere ho curato la squadra. Ok, qua c'è una cesta, devo andarla a prendere. Eccomi qua.
Questa qui non aveva il lucchetto e c'aveva una goccia dell'anima. È un piccolo oggetto che ci ricarica SP. Niente di utile oramai, però per gli altri membri del gruppo in realtà è qualcosa di abbastanza buono. Saliamo qui e torniamo invece. Ah giusto, la porta è qua dove stavo andando, sui nostri passi. Allora, qui ci dovrebbe essere una cesta, la sento. Allora, questo vaso mi sta sulle balle e lo rompiamo. Allora, la cesta dovrebbe essere... Che diavolo è? A quanto pare abbiamo trovato qualcosa. Andiamo a controllare, Joker. Andiamo a controllare, sì. Però prima entriamo in questa stanza. Mi nascondo e attacco l'imboscata. Stava scappando. Parababam, pam pam. Oh guarda, un cavallo e una schiava. Sembra una bella storia d'amore. Ah già, giusto, aspetta. Frecce splendenti. E guardate, 86. Tra poco o al prossimo incontro sarà tutto carico grazie alla mia cara abilità. Quell'abilità appena l'ho ottenuta, veramente ero felicissimo, giuro. Perché fino a prima di ottenerla avevo un'abilità che mi ricaricava, se non ricordo male, l'8% di punti vita e SP. Certo, all'inizio è utile una percentuale piuttosto che il fisso tipo ricarichi 2 SP a battaglia. Wow, l'8% meno male è pur sempre una percentuale. Più alti ne hai, più ne raccogli. Laggiù c'è qualcosa che mi puzza. Ci sono piante rampicanti anche sulla porta. Già, a quanto pare è da parecchio che nessuno entra lì dentro. Chissà cosa c'è lì. Perché non controlliamo meglio? Andiamo. Ehi, Joker, vedi quella cosa simile a una maniglia su quell'arco? Sì, l'abbiamo vista già da prima, Mona. Se l'agganci con il rampino potresti arrivare sul lato opposto. Ma va, Mona? Ma che davvero? Non è lo stesso oggetto che abbiamo trovato prima? Ok, rompiamo questi rampicanti e vediamo cosa si nasconde dentro il subconscio di Kamoshida. Oh cacchio, cos'è quel coso? Non co. Questa stanza sembra diversa da tutte quelle in cui siamo entrati finora. Già, c'è qualcosa di super sospetto laggiù. Beh, forza, seguitemi. Saltellando lui se ne va. Le animazioni non sono perfettissime, ma sono belle, sono fatte bene. Cosa sarebbe? Proprio come pensavo. È un seme della bramosia. Seme della bramosia. I palazzi sono luoghi che hanno subito una distorsione a causa delle cognizioni dei loro signori. Quando le distorsioni si fondono in un'unica forma, questo è il risultato, un seme della bramosia. Le distorsioni si fondono nei semi della bramosia. O bramosia, in realtà non lo so, io dico bramosia, però prova a spiegarmi di nuovo. Lascia perdere, è un seme della bramosia. Ok, vai avanti. Quindi cosa ne facciamo? Lo prendiamo. Non sarà prezioso come un tesoro, ma è comunque piuttosto raro. Impossessarcene non può che tornarci utile, credo. Siamo sicuri che sia il caso di prenderlo. Meglio che non ci capiti niente di brutto, tipo finire in una trappola o beccarci una maledizione. Facciamo un tentativo. Ovvero, tec. Oh, guarda, un seme. Com'è soddisfatto lui, dannazione. L'ho preso. Bene, il seme della bramosia è nostro. Non è successo niente, giusto? Dovrebbero essercene altri qui intorno. Per quel che posso dire, ne mancano due. Eh? Come lo sai? Ne senti l'odore o una roba del genere? Già, come quei cani che riescono... Oh, ma tu sei un gatto. Non sono un gatto. Dobbiamo muoverci. È incazzato, Mona. Non sono gatto io. No, ho solo l'aspetto di un gatto, ok? Lui si incazza sempre su sta cosa del gatto, però vabbè, poverino. Ah, trovare i semi ci ricarica un pochino di vita, niente di eccezionale, e ti fa vedere quanti ne mancano, altri due. Sono sempre tre, ragazzi, non vi preoccupate. Però alcuni
Ti dirò, non sono i più semplici possibili da trovare, ma non sono impossibili. Ah già, aspetta, prima dobbiamo scendere. E qui, se non ricordo male, c'è una cesta chiusa. Eccolo lì, infatti. E questo è uno dei motivi per cui sono dovuto rientrare in questo palazzo, insomma. Vediamo. Lui è uno dei nemici più difficili all'inizio del gioco, cioè in questo castello perlomeno, perché è uno dei nemici con più vita possibile. Ovviamente intendo di quelli normali con la nube rossa attorno. Non è difficile assolutamente, solo che quando hai poche abilità e non vuoi sprecare tutti i tuoi colpi, diciamo che cerchi di o evitarlo o fare attenzione. Abbiamo trovato una frusta del reo. Peccato che non ci serva a niente, Anna. Hai già l'arma definitiva, quindi sei a posto per oggi. Allora, continuiamo e vediamo dove ci porta questa porta. Al vecchio non ho letto, purtroppo. Vecchio lato del castello, forse? Qui è chiuso. Oh, ma guarda, siamo arrivati alla torre. Ehi, guardate là. Oh, è proprio come sulla mappa. Quello è il centro della torre che dobbiamo raggiungere. Quindi il tesoro è lassù. Sì, cavolo, ce l'abbiamo fatta. Però da dove si entra? Penso che useremo le abilità del nostro Spider-Man. Ah, non di nuovo. Non mi sorprende che la sorveglianza sia così stretta. Ma come si dice, chi non risica non rosica. Andiamo, Joker. Va benissimo. E soprattutto i nemici sono minchioni, quindi posso vincere facilissimo. Ehi, questo qua, bravo Joker. Allora, mio caro Barrett, è il momento di morire. Cosa posso usare su di te oggi? Potrei usare Assutobi. Così, giusto per sfregio. Vedete quello che dico, che 8 colpi, anche se leggeri, fanno danno. Santo Dio. Questo è uno dei migliori personaggi che potete trovare, veramente. Ve lo consiglio caldamente di farlo, questo personaggio, perché veramente sfruttarlo al meglio vuol dire veramente avere un ottimo potenziale d'attacco. E a te, Team Bosco. Ok, dopo di te ce ne rimane ancora uno. Ah già, tu non ti posso sparare. Stavo già andando preventivo col tasto in alto per sparargli. E attaccalo. Che tra l'altro, in questo momento, quella che c'ha Mona dovrebbe essere una sciabola, ma in realtà sembra uno spadone pesante di Dark Soul. Però dettagli. Ah già, potrei mettere a tutti quanti l'oggetto che gli aumenta l'esperienza. Però preferisco dargli l'oggetto protettivo. Cioè è meglio stare sul sicuro piuttosto che andare con un po' di esperienza extra. Cioè diciamo che nel 15% adesso non ci serve a un cacchio di nulla. Ci servirà più avanti, quando i nemici iniziano a droppare 1000, 2000 di esperienza o anche più. Dipende sempre da che nemico c'hai addosso. Questi nemici fortunatamente o sfortunatamente non sono granché. E tra l'altro ho visto il video di uno che voleva arrivare al livello 99 o portare la sua persona al livello 99 in questo già castello, il primo, e usava solo questi tre nemici per poter appunto salire di livello. Io penso che ci voglia una pazienza per fare queste cose, perché veramente arrivare al livello 99 stando solo nel primo livello, veramente devi avere una pazienza micidiale. Cioè io, conoscendomi, potrei provarlo a fare, giuro, potrei provarlo. Cioè non in persona, assolutamente. Ah, so dove stiamo finendo, e siamo nella parte totalmente sbagliata di tutto ciò. In realtà no, posso anche salire da qua, ma non è questa la strada che dobbiamo occupare. La strada di cui ci dobbiamo preoccupare è un'altra. Prima di tutto saliamo qua sopra. Poi da qui invece dovremmo salire là sopra. Eppure io mi ricordo un'altra cosa, ma forse sbaglio. Quindi si vola, Joker. Bellissima sta inquadratura dalla luna, Dio mio. Eccoci qua, forse ricordavo questa zona. Però non mi sembra, eh. Penso quindi che salirò qui e proseguiremo la nostra strada.
verso il palazzo. Anche perché la strada che stavamo facendo poco fa è quella che ci avrebbe portato qui, insomma. Vedete? Siamo nella stessa zona che vedevamo dalle scale. Però non ci serve per adesso. Quindi risaliamo. Ok, per arrivare lì per adesso dovremo entrare da questa finestra e poi muoverci di conseguenza da questo lato. Forza, entra. Allora, dobbiamo salire, girare da questo lato e uscire dalla finestra per usare il nostro rampino. E chissà, magari troveremo qualcosa. E poi questa stanzina, un forziere? Ah, eccolo, grazie Mona, non l'avevo visto. Meno male che tu mi avverti. Allora, vola sopra. Allora, tra l'altro, qua non c'è nient'altro, se non ricordo male. Quindi, vola. Mio mini pony, vola. Mio mini pony, vai. Abbiamo trovato un altro seme della bramosia. Scusate, questo momento, quante avventure tu vivrai, non ci stava, perfetto. Allora, prendiamolo. E tu vieni a casa con me anche oggi. Grazie. Pam, 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 pam. Allora, visto che abbiamo preso il seme, possiamo scendere di sotto e proseguire la nostra... Ah no, non posso scendere. No, posso scendere da lì. Ascolta, piuttosto che risalire, ecco appunto. Esco, entro di nuovo da qui e proseguiamo. Allora, dove e quando ci troviamo adesso? Vabbè, iniziamo a rompere il vaso, prendiamo questo tappo di sughero. Che sta succedendo? La distorsione si sta intensificando, il tesoro deve essere vicino. È vero, peccato che per ogni evenienza le porte sono chiuse. Quindi ci tocca, in ogni caso, guardare questi bei busti. Santo Dio. Quest'uomo, te, ci avrà anche delle idee perverse, però in fatto di statue, perfette. Che cacchio, una trappola. Forse una stanza segreta, diamo un'occhiata, Joker. Assolutamente, vai. Andiamo a vedere. Bello come ascensore comunque, sembra una roba di Dark Souls 2. Anzi, di un Dark Souls e basta. Ho detto il 2 a caso, in realtà. Tec, benvenuti. Dove siamo? Bella domanda, se lo stanno chiedendo tutti in sala. E te lo dimostro, siamo all'entrata. Ma che cavolo, è disgustoso. Però è un po' strano che questo sia in un vicolo cieco. Proviamo a toccarlo. Forse è come Super Mario, appariamo da un'altra parte. Te, sto singhiozzo adesso mi ammazzerà, eh? Ma che... ha un che di familiare. È la sala d'ingresso, l'avete già dimenticata? Beh, non ci passiamo da un bel po'. Non l'avevo capito che saremmo arrivati qui. Ehi, guardate, prima c'erano decine di soldati di guardia, ma non ne vedo nessuno. Siamo tornati nella zona dei lampadari? Già, potremmo anche scorgere qualcosa che prima c'era sfuggito, tipo delle porte che prima erano chiuse e che lo sono anche adesso. Oppure questo piccolo shortcut che in realtà, detto sinceramente, non ci servono. E ora? Cosa aprirà questo? Oh, qualcosa si muove, sono ingranaggi? Capisco, scommetto che adesso possiamo accedere a una nuova area. Ben fatto, Joker. Abbiamo tirato una leva segreta. Oh, guarda, un forziere. Questo ammetto di averlo perso la prima volta, eh? Vabbè, c'è una pietra vitale, niente di eccezionale, però va bene uguale, è un premio. Un altro forziere, anche questo l'avevo perso. Vabbè, non è che c'era chissà cosa, però sempre meglio di niente. Allora, ritorniamo ritorniamo nel quadro Mario Style e passiamo invece che salire, stavolta si scende con questo ascensore che ora funziona. Oh, è magico. No, è meccanica. Si scende. Allora. L'oscurità. Darkness. Dove siamo finiti? Nelle segrete più segrete, eh? C'è un cavaliere lì. Forse ci condurrà da qualche parte, però lui è rosso. Ehi, da quella parte!
Quella porta con i rampicanti. Probabilmente dovremmo entrarci, ma è ben sorvegliata. Hai ragione, percepisco un seme della bramosia oltre quella porta, ma sarà tosta. I don't think so. Vi ricordo che siamo in New Game Plus. Questo sembra più forte degli altri. Vogliamo affrontarlo subito, Joker? Assolutamente. Questa cosa tra l'altro l'ho fatta veramente senza pensarci troppo e subito sono andato a cazzo duro contro di lui. Eccovi, non vi permetterò mai di passare. E allora dovremo passare sul tuo cadavere. Diamoci dentro. E mi trasformo in un cazzo. Ah! Sta arrivando. In realtà questo è un nemico stupidissimo. Però vabbè, è il primo che troviamo di questo tipo. Quindi... non diciamo niente. È resistente al fuoco, al ghiaccio, all'elettrico, all'aria, allo sparo. E quindi, siccome il signorino è tutto resistente, ti dirò: andiamo di concentrazione. Il mio attacco è più che raddoppiato. Voi invece fate la guardia. Fissan, Dio mio, schifosi. Tutti in questo cazzo di palazzo fanno veramente schifo. Santo cielo. E allora vai di frecce splendenti. Ed era pure resistente. Bravo coglione. No, lui era un cazzone. Taran tan tan tan. Grandi scherzoni di Geco. Cavolo, sì. Sgraffiniamo questo seme della bramosia e filiamocela. Ne ho abbastanza di questo posto. Ci siamo quasi, ancora un piccolo sforzo, Panther. Va bene. Tutto il primo giorno in cui dobbiamo entrare in questo palazzo, verrete espulsi. Ok, fatto, fine. Ecco qua, un altro seme della bramosia. Sono molto contento. No, non è vero, adesso era un po' incazzato di averla trovato. I semi della bramosia. Rosso, verde, giallo. In realtà no. Rosso, blu, verde. I colori Power Ranger. Clink. Prendi il cristallo della lussuria. Ma si sono fusi. Oh, che diavolo è successo? È diventato tutto... non so nemmeno come descriverlo. Un teschio di cristallo? Oh, andiamo, Mona. Non ci hai mai detto cosa servono sti semi della bramosia. Dunque, è così che funziona. Non me lo sarei mai aspettato. Cioè, non mi sarei mai aspettato niente di meno. Perciò nemmeno tu ne avevi idea. Oh, chi se ne importa dei dettagli? Ciò che conta davvero è il potere che percepisco dal suo interno. Magari potrebbe fornirci qualche vantaggio in futuro. Aspetta, ce lo prendiamo, così. Non sono sicuro che sia una buona idea. Un ladro fantasma sfrutta ogni strumento a sua disposizione per completare la missione. Chi può dire a cosa ci attende? Potrebbe tornarci utile più avanti. Perciò gli dico di approfittarne. Beh, perché no? Tra l'altro, andando a vedere cosa fa questo accessorio, cristallo della lussuria, ci dà diarama, ovvero una cura. Però la sua evoluzione, l'anello della lussuria, ci dà la coppa del campione, che reca il sigillo di un degenerato. Oh, questa roba recupera un sacco di HP, ma in più ci aumenta anche l'attacco. Non ce li recupera tutto, quindi è buono all'inizio. Infatti questo ce l'avevo dato a Panther perché appunto lei aveva tanti punti magia e mi poteva curare, e in più mi dava anche attacco plus. Era perfetto. Questo oggetto è ancora un cristallo, come esattamente questo. Non vi dico dove si ottiene, ma se ho capito bene, questo oggetto ci serve appunto nel New Game Plus, che appunto è quello che stiamo facendo. Quindi questo oggetto, supporto medico, ci ridà, ed è l'abilità che vi dicevo, l'8% di HP e SP dopo ogni battaglia. Adesso a noi non ci serve. Al resto della squadra potrebbe, ma non è indispensabile. Quindi la versione anello può essere solo che migliore. Chi lo sa? Quindi torniamo indietro e risaliamo. Rieccoci nella zona fluttuante. I cubi di Minecraft che si alzano da soli. Allora, quindi dobbiamo passare di qua. Sai che non mi ricordo effettivamente adesso dov'è che dobbiamo girare? Non di là perché non sono scale, ma è un buco. Nanimudo! In realtà non è vero, posso salire di sopra. Ui, succubi! Buongiorno, signorine.
Ammetto che ero interessato a prenderle la prima volta. Poi scopri che in realtà hanno non tante resistenze e un bel po' di debolezze. Quindi le prendi per prenderle, ma poi non le usi mai. Sai cos'è? È che pensi, cazzo, in questi giochi tutto può essere utile, perché fin dall'inizio ogni persona ha le sue peculiarità e può essere utile. Poi più vai avanti più dici: porca troia, questa roba è inutile, non serve a niente. Scusi signorina se le salto sopra. Dove devo andare? Di là. Non serve assolutamente a un cazzo di nulla. E l'abbandoni lì al suo triste destino malandato. Tutto qui? Mi portava solo a un vaso questa zona? Proseguendo invece nell'altra stanza ci troviamo un bel po' di scale e un tipo rosso. Peccato che non sei un problema. Allora, quindi sei debole al ghiaccio, eh? Peccato che non ho neanche una di quelli. Quindi, beccati questo. Sei sopravvissuto, ma bravo. Una bella martellata in faccia. È vero! Oh, ah no, non lo posso ancora fare. Stavo pensando una roba, ma non lo posso ancora fare per Skull. Come vi ho detto, Skull purtroppo ha la penultima arma della sua lista più forte, diciamo. Va benissimo, posso ancora usarla e c'ha un ottimo potenziale. Però voglio sbloccare la prossima. Aspetta, come si apriva queste sbarre metalliche? Forse di sopra, può essere. Ah no, eccola lì. Quindi, apriamo questo. È un piccolo shortcut, niente di eccezionale. Però, meglio di niente, no? Quindi, shortcut aperto. Safe room trovata. Ecco fatto. Facciamo un piccolo salvataggio perché non si sa mai. E stavolta saliamo di sopra con le scale autocreanti. Dovremmo essere vicini ormai, ci siamo. Un forziere, ma va? È proprio quello che ho visto anch'io. Però prima ci occupiamo del signor Cavalier. Gli angeli, anche loro erano fighissimi. E li volevo nella squadra all'inizio. Poi come ho detto hanno un sacco di debolezze, tipo lo sparo. E non ne vale la pena. Una cosa che ho ritenuto un po' un peccato, ma ho anche capito che rende, diciamo, il gioco più, non godibile, ma più onesto, più giusto, diciamo, è il fatto che sostanzialmente con le carte abilità posso imparare una mossa, ma loro, i miei compagni, non possono. Credo che questa cosa sia stata fatta per non rendere troppo distruttivi i vari gruppi e per concentrarti sia sull'equilibrio del gruppo stesso che sul tuo potenziale delle tue persone. Diciamo che l'ho ritenuto un po' un peccato, ma anche una cosa giusta. Cioè, un po' un peccato dal mio punto di vista di videogiocatore. Cosa giusta, appunto, sempre da videogiocatore. Fanno danno percentuale. Peccato. Quindi, beccati sta martellata in faccia. Chi è il prossimo? Tu. Ecco fatto. Ah già, vi devo mostrare l'altra arma di Han. Devo mostrare il suo mitra. Dopo... mi ricordo, non faccio attaccare gli altri, faccio attaccare lei. Faccio Takanaki lei, Takamaki. Allora, il forziere l'abbiamo aperto, qua è chiuso dalle sbarre. Quindi, passiamo di qua, saliamo le scale e vediamo dove finiamo. Attenzione. Allora, un brutto presentimento, ma dove? Ma se questi li sfondiamo, ragazzi. Anche voi che avete le vostre persone a livello 5, fate il culo con le vostre armi, letteralmente. Cioè, veramente ti preoccupi di questi pezzenti? Te, beccati e porta a casa. Comunque, l'arma di Morgana, la finale, questa qua che c'ha, è fighissima. Mi piace un sacco. L'arma di Han, quella frusta che intanto tiene così, ma che c'ha i cristallini sopra. Non mi fa impazzire esteticamente, però vabbè, è forte, quindi fanculo. L'estetica non conta più nulla in quel caso. L'ultima arma di Ryuji, Skull appunto, non mi piace. Detto sinceramente, è brutta rispetto a tante altre che lui possiede nel gioco, esteticamente parlando. Tipo questo martello non ha niente di speciale, però ci sta esteticamente.
L'ultima arma io l'ho vista in alcuni gameplay di altre persone, perché stavo guardando come la gente affronta alcune boss fight, tipo guarda come sfondo questo boss con un colpo solo. Non so perché mi piacciono queste cazzate. E Skull c'ha ovviamente l'ultima arma del suo arsenale. Non è granché, cioè nel senso è una mazza dorata, però grossa da tutti i due lati. Se la sblocchiamo, e la sblocchiamo perché ce l'ho già quella roba, ve la faccio vedere. Questa faccia mi fa imbestialire ogni volta. Questa statua... No, trafficarci potrebbe essere pericoloso per ora. Andiamo avanti. Anche perché mancano gli occhi. Oh, cavolo. Dark Souls 2. No, Dark Souls 1, scherzo. Sam Fortress. Oh, ci è mancato poco. Un momento. Che roba è? Un classico sistema di sicurezza. Se cercassimo di superarlo così, rischierei la coda. Oh, sì, vale anche per Panther. Dunque, cosa facciamo? Ora come ora non possiamo passare. Eh già. Forse dovremmo aprirla, però dobbiamo trovare gli occhi. Che dite, eh? Oh, cazzo, si è chiuso tutto. Come faccio a passare ora? Dannazione. Ehi, credi che questo controlli quegli affari? Direi proprio di sì, Skull. Però non rimane chiuso. Sapevo che non sarebbe stato così facile. Probabilmente serve una specie di chiave. Serve un'altra chiave. Che rottura di palle. Dove potrebbe essere? Non abbiamo incrociato stanze sospette. Che ne pensi, Joker? Ci sarà una stanza segreta. Un nemico avrà la chiave, non serve una chiave. Ecco qua. Credo che sia l'opzione più plausibile. Un nemico? Intendi una delle ombre che vagano qui attorno? Ehi, sai quante sono? Non possiamo gonfiarle tutte di botte. La chiave dà accesso alla torre, quindi deve essere in mano un'ombra dei dintorni. Inoltre dovrebbe essere il rango piuttosto alto. Quindi dobbiamo solo trovare ombre di quel tipo e sconfiggerle. Diamoci dentro, Joker. Dobbiamo trovare l'ombra con la chiave. Va bene, andiamo a cercare l'ombra con la chiave. Quale delle tante che abbiamo incrociato sarà? Secondo me non nessuna di queste due. Però mi sembra di aver visto un cavaliere d'oro, quindi affrontiamo questo perché è in mezzo alle balle. Oh, ma guarda, degli angeli. Non ci sono più gli angeli. Sai che proprio neanche lo sbattimento di tagliarle queste scene, veramente, perché... Cioè ci metterei più a lavorarci a tagliarle che a lasciarle che dura mezzo secondo un paio di spari. Allora, nasconditi qua 2 secondi. Guarda un po' che massacro ti faccio adesso. Tutti deboli alla luce, questi maledetti oscuri. Poi se sfrutti la debolezza, questo attacco è devastante, ve l'ho detto, veramente. Al 99 di magia più tutto il resto, questo attacco è veramente distruttivo. Eccolo lì il nostro amico. No, non era lui, era l'altro. Però era in mezzo, quindi... Bel colpo, Joker. Però non era lui il nostro nemico, purtroppo. Il nostro nemico era un altro. Era lui. Solo che dobbiamo aspettare che si sia avvicinato. Perfetto. Che poi sono... Allora, devo essere sincero. Sarà un rompicoglioni quanto vuoi, Kamoshida. Ma le sue guardie con l'armatura, secondo me, sono fra le più belle di tutti quanti. Veramente, ve lo dico proprio col... cuore in mano. Posso spararti. Centro perfetto. 1008. Kamoshida, non hai speranze di vincere. Sappilo. E abbiamo ottenuto una chiave. Però gli occhi sono due. Questo vuol dire che ce ne serve un altro. Ehi, quell'ombra aveva qualcosa. Ma che roba è? Un occhio. Oh, ci sono. Deve essere il modo per fermare le falci. Ma certo, ora che ci penso, la statua mancavano gli occhi. Ma va? Ma è sempre così più disgustoso. Quindi così faremmeremo quegli affari, eh? Beh, ce ne serve un altro. Probabilmente in mano a un altro capitano delle guardie. Esploriamo gli altri piani, Joker.
D'accordo. Esploriamo gli altri piani. Vediamo dove si trova un altro cavaliere d'oro. Oh, eccoli là. Magico! Merda, sembrano tutti soldati di alto rango. Dobbiamo pestarli tutti. È una possibilità, ma dovrebbe esserci un solo capitano fra di loro. Riesci a riconoscerlo in qualche modo, Joker? Tra tutti noi sei l'unico con le capacità per identificare il vero nemico. Sarà quello con l'aura più rossa di tutti? Probabile. Sembra che se ne siano andati. Lascio a te la prossima mossa, Joker. Ovvero ammazzo tutti per cercare quello giusto? Può essere un'opzione. Allora, chi di voi è il vero capitano? Secondo me quello là sopra, visto che è quello più lontano. Vuoi che la faccia stealth? Va bene. Ti accontento. Facciamo la stealth allora questa parte. Ehi là, stronzo. Sono venuto a farti un'imboscata, visto che sei l'unico che si è allontanato e sei sospetto. Oh, ma guarda, è proprio lui. Ah, un altro ancora. Quell'ombra ha molta salute, sarà dura. Joker, ti ho insegnato come colpire le debolezze nemiche, vero? Se lo accechi o lo addormenti, sarà più facile infliggere seri danni. Va bene. Mi stai chiedendo di addormentarlo? Lo farò. Solo per accontentarti, Mona. Andate tutti di guardia. Tu, addormenta. Oh, ma guarda, sta dormendo. Incredibilmente dormire è un'azione che veramente ti aiuta tantissimo. Ricarica punti vita e punti magia al nemico. Ma non è sto gran vantaggio, perché soprattutto a noi ci permette di fare questo. Un attacco tecnico. Un attacco da 1999. 96, scusami. E abbiamo ottenuto l'occhio sinistro. Bravi. Figo, abbiamo entrambi gli occhi del bastardo. Andiamo a bloccare quegli affari. Va benissimo. Peccato che per scendere dovrò affrontare un po' di gente, Skull. Rieccoci di nuovo qua con i tuoi occhietti belli. Tieni, te li infilo dentro. Abbiamo entrambi gli occhi, prova a inserirli, Joker. D'accordo. E ora mi illumino d'immenso. E queste si fermano e... Grande, possiamo passare. Perfetto. Allora, che tra l'altro sentendo sto rumore il primo pensiero è: cazzo, adesso si riattivano. Anello del respiro non ci serve. Passa. Attacca. E andiamo a prendere quel forziere che è dall'altro lato. Oh, ma guarda, un arcangelo e un angelo. Ecco fatto. Forse dovrei combattere in modo un po' diverso. Nah. È soddisfacente. Allora, ecco qua un cacchio di cesto. E ora saliamo ancora più in alto. Andiamo a vedere cosa si nasconde dietro questa porta. Oh, altre scale. Però finalmente siamo, mi sa, arrivati al nostro obiettivo. Attento, girati. Ecco fatto. Semplice e pulito. Oh, arcangelo e angeli. Soddisfacente a dir poco, veramente. Allora, possiamo salire su queste statue, però prima di farlo c'è una cesta qui da aprire. E la apriamo volentieri, ovviamente. Una safe room da controllare. Ecco qua. Grazie al cielo, cosa che non avete usato neanche un HP della vostra vita, santo Dio. Da qui è meglio non entrare, quindi saliamo su questo bel sederino. Passiamo di qua e andiamo a vedere il tesoro di Kamoshish. Ok, siamo entrati. Abbassa la voce, idiota. Oh merda, è Kamoshida. È un esercito di soldati. Com'è possibile che non li abbiate ancora catturati? Perdonatemi, Altezza. Ci scommetto, non penserebbe mai che siamo nella stessa stanza. Forza, avanziamo. Allora, avanziamo gattonando piano piano e andiamo a vedere il suo tesoro. Poi soldati tutti impegnati lì, eh?
Nessuno che vede che io sono qua dietro. Santo cielo, bravi. Voi sì che siete soldati ben esperti. Non la vedete la porta che si apre, no? Shh, va bene così. Ah, forza. Questa porta robusta promette bene. Dai, diamo un'occhiata all'interno. Ah, i soldi e una nebulosa. Wow, che posto è questo? Porca vacca. Quel tesoro deve essere qui dentro. E quella nebulosa che cacchio è? Ehi, cos'è? Sta fluttando nell'aria. Quello è il tesoro, l'abbiamo trovato. Quella specie di nuvola? Solo un momento, avevo in mente di dirvi di più una volta giunti qui. Trovare il tesoro non basta, dobbiamo farlo manifestare prima di poterlo rubare. Eh? Che vuoi dire? Per natura i desideri non possiedono una forma fisica. Pertanto la persona reale deve anzitutto prendersi conto che i suoi desideri sono di fatto un tesoro. Questo sarà consapevole che qualcuno potrebbe rubare i suoi desideri. Il tesoro si manifesterà. E come facciamo? Le avvisiamo dicendole: abbiamo intenzione di rubarti il cuore. Perciò manderemo una lettera di sfida. È proprio quello che farebbe un ladro fantasma. Una volta fatto ciò, il tesoro apparirà, credo. Ma ancora con questa storia. In ogni caso, sembra che ne valga la pena provarci. Il nostro percorso di infiltrazione è sicuro. Ora non ci resta che sfornare una lettera di sfida nella realtà. Poi torneremo a prenderci il tesoro. Ci siamo, eh? Facciamolo. E questo è lo spirito giusto. Una volta mandata la lettera di sfida, non si tornerà più indietro. Fatemi sapere quando siete pronti. Ci riuniremo al ritrovo e manderemo quella lettera di sfida. Il percorso di infiltrazione è sicuro. Non resta che mandare la lettera di sfida a Kamushish. Perfetto. Abbiamo sgomberato la strada. Ora che facciamo? Per oggi vuoi tornare indietro? Assolutamente. Già, schizziamo fuori prima che Kamoshida ci scopra. Ma che vuoi che faccia quello lì? Ah beh, io un salvataggio. Penso che lo farò. E ora possiamo uscire. Abbiamo trovato la strada per il tesoro. Vuoi andare via di qui? Assolutamente. Ok, ora dobbiamo solo rubare il tesoro che salterà fuori, no? Finalmente è il momento. Ma prima dobbiamo mandare la lettera di sfida. Quando lo faremo? Aspettiamo, per ora ritiriamoci. Ne parleremo più a fondo al ritrovo. Oh, e bel lavoro. Grazie, Mona. Pam pam panam. Canan can can can. Guarda tutti gli obiettivi sbloccati il primo giorno. Oh, beh. Finalmente la strada per il tesoro è sgombra. Finalmente. Dopo un giorno solo. Ora dobbiamo solo inviare la lettera di sfida. Con chi pensavi di avere a che fare, Mona? Con un pivello? Meglio che non combini guai. Un solo errore e per te è finita. Invece di andartene in giro dovresti studiare. Quando non ci sono clienti puoi usare il locale. Va bene qualsiasi posto, grazie. Non devi ringraziarmi, devi solo stare lontano dai guai. Per studiare puoi usare quel tavolo, non lasciare residui di gomma, sono stato chiaro? Oh, giusto, uno dei miei clienti dice che si legge meglio stando seduti al bancone. Già. Beh, decidi tu come passare il tuo tempo, ma solo quando i clienti se ne saranno andati. Ehi, se vuoi pulire il locale non sarò io a fermarti. In bagno trovi tutto il necessario. Beh, sto giro, è una richiesta. Piripi piripi. Siete a casa? Non ce la faccio più. Appena seduto mi è piombata addosso una stanchezza allucinante. Beh, in fondo abbiamo dovuto camminare parecchio. Per fortuna abbiamo trovato quella specie di tesoro. Quindi Kamoshida diventerà buono se lo rubiamo, eh? Comunque, state a decidere quando mandare la lettera di sfida, Phoenix. Convocaci al ritrovo quando sei pronto. Ottimo lavoro, gente. Ci vediamo. La vera sfida sta arrivando. Spero tu sia pronto. Assolutamente. Cosa credi? Che sia un pivello? Ah, qui?
ve lo dico perché è una cosa che io ho fatto. I cruciverba sono un modo gratis per non sprecare tempo e aumentare la conoscenza. Ovviamente dovete indovinare le parole, però ne vale la pena. Io non mi metto a farli perché appunto la mia conoscenza è già al massimo e non mi serve. Però, se volete, sono lì. Dici che se mi metto a pulire qua succede qualcosa, Mona? Ti va di pulire? Beh, perché no? La stanza fa schifo. Però prima fammi salvare. Allora, Morgana, che ne dici di pulire un po'? Potremmo sfruttare meglio questo spazio. Quante cianfrusaglie. Scommetto che magari dando una ripulita ci si può mettere un televisore. Beh, se lo troviamo volentieri. Ti va di pulire? Beh, puliamo. Tanto non abbiamo niente da fare. Oh, guarda, quella pianta è ancora viva. Possiamo usarla come oggetto ornamentale. Già, abbiamo trovato anche un televisore, hai visto? Anche la stanza più scialba può essere ravvivata da un po' di verde. Prendiamoci cura di questa pianta, così non appassirà. Mi sono sempre preso cura io, tra l'altro, della pianta e non penso possa appassire, però meglio provare. Questa è un'ottima opportunità. Gli scaffali sono un po' disordine. Che ne dici se gli diamo una pulita? Beh, già che ci siamo, puliamo anche quelli, no? Politica, legge, filosofia sembrano liberi abbastanza impegnativi. Prendine almeno uno. Un po' di impegno fa meraviglie. E questo è quello che succede sfruttando il tempo in metro, insomma. Prendi anche questo. Dovrebbe essere una lettura leggera, no? Che cosa? Esplorando Yonka 4. Chissà perché una cosa del genere in mezzo a tutti questi libri complicati. Beh, direi che non ha importanza. Adesso questa stanza è un po' più accogliente. Come ho previsto abbiamo trovato un televisore, ma della Sony, tra l'altro, da Sunny. È una TV CRT, non potremmo guardare nessuna trasmissione senza un decoder. Ma sarebbe uno spreco non sfruttarla. Conosci un posto che vende elettrodomestici a poco? Sì. Comunque bel lavoro, meglio riposarci finché possiamo. Beh, abbiamo sfruttato il nostro tempo, no? Dun dun dun. Pensavo che alle superiori avrei finalmente trovato una ragazza. Ciao. È appena passata lei. Trovato una ragazza, ma finora è andata male. Ho qualcosa che non va. Forse la risposta è nell'automiglioramento. Prova a leggere qualche libro. Da loro non otterrai solo conoscenza, ma gestirai meglio le conversazioni. Certo, come no. L'intelligenza attrae, ma dovrai impegnarti parecchio. Roma non è stata costruita in un giorno. Beh, c'ha ragione. I libri mi fanno venire sonno. Ma ci proverò, se leggere può farmi avere più successo con le ragazze. È in biblioteca che si prende in prestito i libri, giusto? Ma va? Leggere è un modo molto efficace per espandere le proprie menti. In realtà, no. Cioè, nel senso, in questo gioco che tu legga o meno non cambia un cazzo. Serve per aumentare la tua conoscenza e varie altre statistiche, dipende dal libro. Però, oh, chi lo sa? Adoro leggere, come no? Soprattutto se abbiamo il libro che ci aumenta la velocità. Sono totalmente d'accordo. Nella biblioteca della scuola puoi leggere gratis tutto ciò che vuoi, cerca di approfittarne. Credo anche che ci sia una libreria in Central Street, vero? Però in biblioteca c'è un libro molto importante che purtroppo non sarà disponibile fino a luglio. Mi dispiace. Allora. Salve gente, sono il prof Iruta, il vostro insegnante di biologia. Sarete tutti sconvolti dopo quello che è successo su Zui-san. È stato uno shock anche per me. Anche se credo di capire come si sentisse. No, credimi che no. I suoi occhi erano privi di vita mentre si poggiavano su questo mondo triste e senza speranza. Ah, è anche filosofo. Beh, immagino che ognuno abbia la sua visione del mondo. Facciamo un test. Tu laggiù, dai un'occhiata qua. Ah, io? Allora, tra A e B, quale riga sembra più lunga? Questa è un'illusione ottica, ma in realtà entrambe sono uguali. È facilissima questa. Per fortuna me le ricordo alcune cose, poi vabbè, questa era ovvia. Esatto, sembra che i tuoi occhi non sfugga male la verità. Eh già. Si tratta di un'illusione ottica, alcuni la vedono correttamente, altri no. Ma è strano vedere diversamente la medesima immagine? Gli uomini non vedono il mondo così com'è. Processiamo semplicemente gli impulsi visivi con il cervello. Oh, wow, sul serio? Star sembra un team intelligente, non è vero?
Yarujanega. Wow, devi sapere davvero, devi essere davvero sveglio per rispondere correttamente a quella domanda. In realtà Morgana ogni volta che rispondiamo giusto risponde sempre in modo uguale, quindi potrei anche non leggerlo. Il modo in cui percepite il mondo non è altro che un inganno della mente. Tutto è mera cognizione. Non ci sono prove che certificano che il mondo che vediamo sia lo stesso per tutti. Dipende tutto dalla cognizione del cervello, eh? Le illusioni ottiche e il metaverso potrebbero essere più simili di quanto si pensi. Già. È proprio così, Morgana.